pomeriggio, bentrovati per l'edizione delle 15 del nostro telegiornale. Anche oggi tanta cronaca da seguire insieme con le notizie che sono arrivate in queste ore in redazione e soprattutto anche oggi il piacere di poter conversare con un ospite che vi presento subito. Si tratta del professor Renato Fellin. Professore, benvenuto. Grazie. Il professor Fellin è direttore dell'Istituto di Medicina Interna, Gerontologia e Geriatria dell'Università di Ferrara ed è qui con noi per farci conoscere un libro originale, direi già nel titolo. Lascio a lui il compito di svelarci questo titolo così particolare. Sì, il libro è questo, L'altro Kant, e con questo altro intendiamo, abbiamo inteso avvicinarci a questa grande figura da una diversa angolazione. Prima di tutto diciamo la malattia che ha caratterizzato la sua, i suoi ultimi anni, la sua vecchiaia, e diciamo sviluppando questo tema un'indagine sul suo profilo psicologico e infine un'indagine di tipo strettamente filosofico da parte di una filosofa kantiana per valutare, diciamo, qual è stato il portato, l'elaborato filosofico dei suoi ultimi anni. E diciamo gli autori siamo tre, oltre a me la dottoressa Federica Sgarbi, che è appunto filosofa kantiana, e il professor Stefano Caracciolo, che è professore di psicologia clinica della nostra Università di Ferrara. Avete scandagliato angoli visuali originali, diversi. Kant, ce l'avete riproposto sotto una veste nuova. Io non le faccio dire di più, professore, perché altrimenti svegliamo tutto quel che c'è da dire, invece ci riserviamo qualcosa per la parte finale del nostro telegiornale. Vi ricordo che questo libro è edito dalla casa editrice Piccin e tra l'altro proprio oggi pomeriggio, professore, alle 18 alla libreria Feltrinelli di Padova ci sarà la possibilità di conoscere questo libro, grazie anche alla presentazione sua, professore, oggi alla Feltrinelli. Certo. Chi volesse saperne di più rispetto a quello che stiamo per dire noi in trasmissione avrà modo di conoscere nei dettagli altri aspetti. Intanto tolgo la parola al professor Fellin. Andiamo avanti con le notizie di oggi. Un'organizzazione formata da giostrai dedita a rapine, assalti a bancomat e casse continue è stata sgominata dai carabinieri di Vicenza, che hanno eseguito 4 provvedimenti restrittivi. Il nucleo investigativo del comando provinciale di Vicenza ha scoperto dopo mesi di indagine il gruppo di malviventi composto da italiani e da nomadi giostrai che compiva razzie anche con l'uso di esplosivo tra Veneto e Lombardia. Finora 5 i colpi accertati, uno dei quali è avvenuto nel novembre del 2009 nei pressi di Bassano del Grappa. In quell'occasione furono arrestati in flagranza 2 componenti della banda mentre stavano facendo saltare la cassa deposito di un supermercato. 2 imbarcazioni in grado di raccogliere lo sversamento del materiale oleoso finito nel Lambro e successivamente riversatosi nel Po sono pronte ad entrare in azione sull'asta del fiume di competenza del Veneto. Sono ormeggiate a Porto Levante in attesa di capire come evolverà la situazione nel tratto a monte. Lo fa sapere l'assessore regionale al bilancio, alla pesca e all'acquacoltura Isi Coppola, precisando che la regione metterà a disposizione le risorse necessarie per questo intervento finalizzato ad arginare l'incombente minaccia ambientale. L'intervento delle 2 imbarcazioni è subordinato all'efficacia dell'azione delle barriere rigide che saranno posizionate oggi sul tratto piacentino del Po per imbrigliare lo sversamento dopo che le panne galleggianti utilizzate ieri non hanno potuto fermare la massa oleosa. Le 2 imbarcazioni rese disponibili in Veneto hanno già operato in passato per emergenze di questo tipo. Spostiamoci in Friuli Venezia Giulia. È stato trovato morto nella zona del Monte Carso il 69enne di Muggia, scomparso da venerdì scorso. Il suo corpo è stato trovato dalle squadre della stazione di Trieste del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico che questa mattina hanno perlustrato l'area insieme ai vigili del fuoco. La squadra mobile di Belluno, a conclusione di un'attività investigativa iniziata oltre un anno fa per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, ha eseguito 9 ordinanze di custodia cautelare in carcere e 14 perquisizioni. Gli investigatori avevano individuato in un 40enne nato a Milano e residente a Feltre il responsabile di un ingente traffico di hashish e cocaina in provincia. L'uomo è stato bloccato 2 giorni fa all'aeroporto di Venezia mentre si stava imbarcando per il Costa Rica. Nell'ambito della stessa indagine sono state arrestate oggi 6 persone, tra le quali 4 immigrati, tutti residenti
tra le province di Treviso e Belluno. Lo spaccio era destinato a giovani bellunesi, in particolare a quelli residenti nelle aree del Basso Feltrino. L'ultimo tassello dell'inchiesta è una coppia di coniugi di Venezia, ma con una seconda abitazione nella località turistica del Nevegal. Nelle varie stanze delle case, in particolare nella camera da letto, sono stati ritrovati oltre 9 kg tra hashish e marijuana. Il 1 marzo prende il via il corso di formazione per volontari Padova Carrarese, organizzato dall'Assessorato alla Cultura del Comune e da Legambiente Salva l'Arte. Un corso aperto a tutti coloro che vogliono diventare operatori culturali nella città euganea in merito proprio al patrimonio carrarese, come ci spiega Micaela Faggiani. Sentiamo. Non solo Giotto, non solo Santo. Padova è anche la città dei Carraresi e perciò è importante riqualificare e valorizzare questo patrimonio storico e artistico di casa nostra, offrendolo ai cittadini e ai turisti grazie ad itinerari e proposte specifiche. Di qui il restauro delle vecchie carceri, ma anche la partenza di un corso Padova Carrarese in grado di formare dei volontari che sappiano proprio riscoprire l'eredità dei Carraresi in città. Le lezioni, che saranno tenute da docenti universitari della materia di fame internazionale, riguarderanno non solo gli aspetti storici, culturali ed artistici legati ai Carraresi, ma anche gli aspetti della vita quotidiana, il cibo, i vestiti, i superlettili. Quello che ha costruito il comune di Padova tra il 1200 e il 1300, beh, insomma, se togliamo poche cose, la Gran Guardia e Prato della Valle, tutto il resto appartiene all'epopea del comune di Padova e della signoria Carrarese. Il problema è chiaro, questa memoria è stata perduta. Cito, come spesso faccio, il grande castello carrarese, il gigante ferito che in questi mesi, in questi giorni stiamo cominciando a restituire alla città. Non c'è solo Giotto, non c'è solo il Santo, c'è la necessità di comunicare che questa città è un unicum, è una città medievale, pensate che è la città che ha il massimo numero di metri lineari di affreschi. Al momento gli iscritti sono già 200, ma è ancora possibile iscriversi online tramite il sito di Legambiente Salva l'Arte, www.legambientepadova.it, che cura e dirige il corso e che da anni, anche in una città come Padova, grazie ai suoi volontari, riesce a far tenere aperti alcuni monumenti che altrimenti rimarrebbero chiusi, come l'oratorio di Santa Margherita, il ponte di San Lorenzo, la scuola della Carità. Ai partecipanti verrà dato un attestato e gli studenti universitari della facoltà di lettere e filosofia otterranno anche 3 crediti formativi. Ancora cronaca, il demanio cederà in affitto o comodato d'uso al comune di Udine l'area dove sorge il campo nomadi di via Monte Sei Busi. Il cui stato di crescente degrado, anche per la presenza di una discarica abusiva, era stato denunciato nei giorni scorsi dal presidente della provincia di Udine, Pietro Fontanini. L'accordo tra comune e demanio è stato raggiunto questa mattina in prefettura Udine, al termine di un incontro al quale hanno partecipato il prefetto Ivo Salemme e il sindaco di Udine, Furio Onsel. L'intesa prevede che il comune provveda alla bonifica della zona per un totale di 70.000 metri quadri, utilizzando il canone di affitto, non più versato dunque al demanio. I dettagli tecnici dell'accordo saranno definiti entro la fine di marzo. La nebbia ha notevolmente ridotto la visibilità questa mattina su parte della pianura veneta, in particolare nel veneziano, rallentando le partenze all'aeroporto Marco Polo di Tessera. Un aereo della compagnia Winjet, decollato da Catania, non ha potuto atterrare a Venezia ed è stato dirottato su Verona. Intanto a Venezia questa mattina è tornata anche l'acqua alta. Alle 8:10 è stata registrata una massima di marea di 100 cm. E siamo arrivati al momento della chiacchierata con il nostro ospite, che torno a presentarvi. Si tratta del professor Renato Fellin, direttore dell'Istituto di Medicina Interna, Gerontologia e Geriatria dell'Università di Ferrara, qui con noi per farci conoscere questo libro molto particolare, il cui titolo è L'altro Kant, la malattia, l'uomo, il filosofo. È un libro edito dalla casa editrice Piccin, che verrà presentato oggi pomeriggio alle 18 alla libreria Feltrinelli di Padova, quindi un'occasione in più per ampliare le conoscenze che riusciremo ad avere in questo breve spazio all'interno del telegiornale. Il professor Fellin ci ha già detto che è un libro scritto a 6 mani, perché oltre a lei ci sono altri 2 autori, che sono Stefano Caracciolo, che è psicologo, docente di psicologia clinica sempre all'Università di Ferrara, e Federica Sgarbi, che invece è una filosofa, lavora all'Università della Sorbona, se non sbaglio, a Parigi. Sì, sì, sì. Quindi 3 persone molto diverse tra di loro, riunite nel nome di Kant. Sì,
Sì, è proprio così. Sono partito dalla curiosità di approfondire, avendo sotto mano la biografia di Kant scritta dai suoi allievi, ricostruire la storia della sua malattia, ambito in cui nessuno si era avventurato. Certo. E mano a mano questo che, direi che c'è da una parte l'amore di uno studente nei confronti di un filosofo che aveva apprezzato durante i suoi corsi di studi, veramente, e dall'altro invece c'è anche l'aspetto del clinico, probabilmente, che ha ritrovato quest'autore amato in gioventù come una persona malata, quindi. Infatti, proprio così, questo amore che avevo sentito per questo personaggio, questo genio straordinario per la sua costruzione filosofica durante gli studi liceali, poi l'ho ritrovato e ho voluto approfondire la sua malattia terminale. E avendo avuto la fortuna, quest'uomo, di non essersi mai ammalato seriamente nel corso della sua lunghissima vita, perché è vissuto quasi 80 anni, per quei tempi erano tantissimi, certo. E però la sua ultima vicenda, che è durata circa 8 anni, è stata caratterizzata da un progressivo declino cognitivo, e gli elementi che io ho raccolto portano a pensare che si sia trattato di un quadro di tipo demenza senile o demenza di Alzheimer, ed è un lavoro scientifico che ho pubblicato su una rivista molto importante come The Lancet, è stata accettata rapidamente, pubblicata, ho avuto la soddisfazione così di questo lavoro scientifico. Da qui è nata un'altra idea, essendomi imbattuto a una conferenza in cui presentavo la malattia di Kant in Federica Sgarbi, che era anche lei innamorata di questa persona. Le ho suggerito se poteva approfondire, se negli ultimi 8-10 anni del suo elaborato filosofico, della sua costruzione filosofica, l'opus postum in particolare, poteva intravedere delle situazioni che erano compatibili con il suo declino cognitivo, che in qualche modo delle incoerenze condizionate, sì, quindi. Esattamente, delle incoerenze, delle situazioni che interpretava in modo puerile o in modo non congruo un genio brillante suo. E questo è il lavoro fatto da Federica Sgarbi, eccellente. In effetti, nell'opus postum ci sono delle situazioni che fanno pensare che siano compatibili con il declino cognitivo. E Stefano Caracciolo, che è professore di psicologia clinica alla nostra Università di Ferrara, a lui ho dato l'incarico di approfondire il carattere di Kant, e lo ha fatto molto bene, in modo molto sempre sintetico. Alla luce del possibile condizionamento della malattia, o è un quadro ampio? No, è sul suo carattere, sul suo temperamento, sulle sue emozioni, sulla sua educazione. No, perché la malattia non c'era, per fortuna. La malattia è comparsa nel 1796, in termini clinici abbastanza importanti, abbastanza definiti, ma probabilmente databa da 2-3 anni prima, come spesso succede nella demenza senile. E no, lui ha fatto questo in base all'ampia letteratura che è presente sulla sua personalità, che è una personalità indubbiamente di tipo ossessivo, temperamento, la sua puntualità, il suo ordine, la sua perfezione anche nella sua vita personale, certo. La sua abitudine ferrea nel mantenere una certa regolarità di vita, questo trova nelle pagine scritte da Caracciolo un'interpretazione. Quindi è un regalo che fate a tutti i lettori per permettere a chi l'ha conosciuto magari sotto l'aspetto solo dei testi scritti all'interno di un ambito prettamente filosofico, quindi la possibilità che ci offrite di conoscere un altro Kant.
Certamente, io penso che questo volumetto possa interessare, diciamo, il medico che si occupa di declino cognitivo e di demenza, una situazione che è ingravescente nel nostro paese, certo, come in tutto il mondo occidentale, legata principalmente all'aumentata aspettanza di vita che in qualche modo fortunatamente caratterizza la nostra società. E dall'altro può interessare anche lo studioso, il filosofo kantiano, che può rivedere alcune opere di Kant e alcuni piccoli trattati che lui ha scritto sulla malattia mentale, e rivedere l'opus postumum, che doveva essere la summa della sua costruzione filosofica, anche alla luce del declino cognitivo che ha caratterizzato gli ultimi otto anni della sua vita, e anche qualche spunto lo può trarre dall'approfondimento fatto dal professor Caracciolo sul suo aspetto caratteriale. Sono tre mondi molto diversi quelli rappresentati da lei e dagli altri due autori, da Stefano Caracciolo e da Federica Sgarbi. Una curiosità mia è questa: come si riesce a dialogare fra tre universi così diversi tra di loro e arrivare poi ad una sintesi? È vero che c'è l'elemento unificatore che è Kant, però comunque sono tre linguaggi diversissimi. Certamente, se devo dire la verità, è stato faticoso. Non è stato semplice. È stato faticoso. Con Federica ci siamo capiti subito, poi lei è molto attenta, ordinata. Col professor Caracciolo è stato un po' più difficile, ma è comprensibile, perché siamo tutti oberati di tanti impegni, certo. Però ciò che lui ha fatto abbiamo dovuto un po' aspettare gli psichiatri, i psicologi, di tempi. Non di comprensione, sì. Tra mondi diversi, questo punto di vista ci siamo trovati, abbiamo lavorato con grande entusiasmo, ma ho dovuto aspettare, pazientare e poi rimettere insieme le cose. Certo. E questo è il lavoro che ho fatto. Sono contento di averlo fatto. Beh, a me sembra un lavoro che merita di essere conosciuto, scoperto, e dovrebbe incuriosire tutto sommato un po' tutte le persone che hanno avuto nel loro trascorso, anche nel loro presente di studente, un approccio con la filosofia e con la filosofia di Kant in particolare, perché è un modo anche forse per rivedere un po' le nostre conoscenze, per rivedere anche la filosofia che abbiamo studiato da giovani. Certamente, non voglio trascurare l'introduzione di Pietro Vigorelli, infatti. Che è un eccellente collega di Milano, che è il coordinatore del gruppo Anchise, che si occupa degli aspetti sia strettamente medici che assistenziali in termini ampi e sociali della malattia di Alzheimer. Infatti. Lui opera a Milano, è un caro amico e gli sono molto grato perché ha scritto questa prefazione, che viene anche da una esperienza maturata in tanti anni di dedizione a questa problematica. Infatti io direi che è scritto con il cuore come prefazione, non solo con il rigore, sì, della scienza. Lui è entusiasta, è stato uno dei primi a dedicare nel nostro paese tutto se stesso, va bene, viene da esperienze diverse di medicina, certo. Ma lui da molti anni si dedica a questi aspetti assistenziali in termini importanti dei malati di Alzheimer. Professore, purtroppo abbiamo finito il tempo che avevamo a disposizione, quindi io ringrazio il professor Renato Fellin per averci fatto compagnia. Vi ricordo l'appuntamento questo pomeriggio alle 18 alla libreria Feltrinelli di Padova per conoscere, proprio grazie all'aiuto del professor Fellin, questo libro, L'altro Kant, La malattia, l'uomo, il filosofo, edito dalla casa editrice Piccin, quindi un'occasione anche oggi per approfondire e ampliare un discorso che noi abbiamo avuto solo pochissimi minuti per dipanare, in qualche modo, per sviluppare. Grazie allora al professor Fellin per averci fatto compagnia. Per quanto riguarda l'informazione, vi ricordo il prossimo appuntamento con TG Nord-Est alle 16:30. Ci vediamo qui tardi.